Buongiorno a tutti, sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic per economia in un clic. Oggi sono con, come tutte le domeniche, con il mio amico dir Alessandro Zorgnotti. Ciao Ale, buongiorno. Ciao Loredana, buon pomeriggio domenicale qui da Tirana a tutti i nostri web spettatori e a te. Diciamo che noi non duriamo mezz'ora in più come l'ha annunziata, però siamo praticamente a cavalco con lei, in quanto questa messa in onda coincide praticamente con la fine dell'alleanza di centrosinistra, come l'avevamo narrata lunedì, attraverso il patto oramai affondato tra Letta e Calenda, in quanto Calenda ospite su Rai 3 della nostra collega giornalista Annunziata ha comunicato la fine di quel patto elettorale, perché lui aveva detto che non era un'alleanza ma era un patto elettorale atlantico. Quindi, in buona sostanza, per essere pratici, per spiegarlo ai nostri web spettatori, che cosa può o cosa accade? Ma allora, sicuramente è la conferma di un ragionamento politico che diventa anche economico e sociale, che avevamo portato avanti fin dall'inizio, cioè in buona pratica il vero scontro non sarà alla Camera, dove la vittoria del centrodestra, anzi del destracentro di Meloni, è quasi assodata. La vera partita sarà al Senato, dove il ridotto numero di eletti dopo la riforma costituzionale farà sì che chiunque vinca, in questo caso presumibilmente l'alleanza di destra-centro, avrà un margine risicatissimo, con un predominio dei centristi di tutti gli schieramenti. E dopo la scelta di Calenda, cara Loredana, l'Italia va al voto con tre raggruppamenti: il raggruppamento di destra-centro, il raggruppamento di centro-centro, quello che farà capo a Calenda e presumibilmente aggregherà anche Renzi e Mastella, e il raggruppamento di sinistra con Eletta, che ha federato Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Presumibilmente la narrativa con Calenda potrebbe anche avere effetti sul Movimento 5 Stelle, che potrebbe firmare una desistenza con il PD e quindi con affermare il fatto che la campagna elettorale parte di fatto con tre grandi schieramenti: il destra-centro, il centro-centro e la sinistra, con il PD al centro di questo variegato sistema solare di piccoli partiti. Certo, io mi auguro che, se non altro, destra, centro, sinistra, tutto quello che ne conviene, quello che dico sempre, l'importante è che facciano il bene e l'interesse dei cittadini, perché l'interesse del cittadino è poi alla fine l'interesse della nazione stessa, per cui che in qualche maniera che non litigano troppo per via delle poltrone, come si fa da quando è nata la politica, ma che comunque sia, è vero, la poltrona fa comodo a tutti, è comoda, però che almeno una seggiola per noi cittadini che ce la riservano, giusto per utilizzare una metafora. Questo è fondamentale, anche perché io vedo questi accordi a fronte di un crescente astensionismo degli italiani come accordi tra professionisti della politica, nel senso che a fronte di un italiano ogni due aventi diritto che non si reca più a votare, abbiamo un travaso di voti che sono praticamente sempre gli stessi da parte di coloro che abitualmente si recano a votare, da uno schieramento all'altro, però
purtroppo l'astensionismo non viene intaccato da questi accordi, nel senso che c'è crescente disaffezione in chi magari e non ha più entrate liquide e non ha più risparmi bancari, non ha più possibilità occupazionali. Allora chiaramente incidere positivamente sulla volontà di queste persone e di tornare al voto anche dopo gli ultimi sconquassi della politica è molto difficile. Cioè alla fin fine la sensazione della gran parte degli italiani è che ci si preoccupi per il seggio proprio, ma non per esempio della tutela del posto altrui, che per esempio sono i posti di lavoro che mancano, che devono essere creati o che devono essere incrociati con la formazione delle persone. E di tutto questo non si sta parlando adesso. Esatto, a proposito di incrociati, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Intanto a Tirana, in Albania, in quel dei paesi balcani, che si dice? Ma allora, diciamo che qui si guarda con una certa apprensione, e soprattutto tra gli amici albanesi e nei confronti di quello che può capitare in Italia, in quanto una circostanza che a noi preoccupa molto è che al netto di qualche meritoria considerazione del Partito Democratico che ha citato le recenti tensioni tra Kosovo e Serbia e l'importanza che l'Italia abbia saldi e legami con i Balcani occidentali, al netto di quello che è stato il ruolo storico di Emma Bonino, che per la comunità albanese e albanofona dei Balcani ha fatto moltissimo come commissaria europea, e io naturalmente da cittadino di origini braidetti come Emma Bonino, naturalmente se si ripresenterà da Tirana molto volentieri il mio sostegno da concittadino non le mancherà. Quello che a me preoccupa è che tutti gli altri partiti non stanno dicendo una parola sulla politica estera e dell'Italia, a parte qualche vago riferimento all'europeismo e all'atlantismo, ma ci si deve rendere conto che prima, qui chiudo, prima la pandemia cinese e poi la guerra in Ucraina e adesso le tensioni tra Cina, America e Taiwan hanno ristretto molto il raggio della globalizzazione. Adesso noi dobbiamo guardare, Loredana, ai rapporti con i mercati balcanici e con i mercati euro e mediterranei. Cioè a me stupisce che anche la cosiddetta destra patriottica, che parla tanto di atlantismo e di NATO, non metta nel proprio programma una sola riga, e qui lo dico con fervore, sul rapporto con i Balcani occidentali, la NATO ha un ruolo molto, molto importante, dove sta nascendo un'area importante di libero scambio e dove il ruolo delle istituzioni italiane può essere fondamentale, come per esempio dicono i nostri ambasciatori in Albania e in Kosovo, che rappresentano l'Italia, sono Fabrizio Bucci e Antonello De Rio, che sono due eccellenti diplomatici. Noi ci dobbiamo mettere in testa qualunque futuro governo o rafforza le nostre istituzioni all'estero o darà spazio soltanto ai predoni, ai venditori delle fontane di Trevi e alle finte esperienze italiane. E dal momento che qui risiedono in tutto il mondo quasi 5 milioni di nostri connazionali che voteranno 8 deputati e 4 senatori, ecco, io credo che le istituzioni all'estero debbano essere tanto importanti quanto quelle in Italia. E con questo chiudo. Certo, io volevo ancora fare un appunto per quanto riguardava, più che un appunto, un invito ai cittadini che andranno poi a votare.
di non lasciarsi influenzare agli influencer, perdonami il gioco di parole, perché sostanzialmente i social fanno più male o bene. Noi recentemente abbiamo pubblicato un articolo supportato da un video dove appunto, adesso al di là di notizie non click, cercare di fare della sana informazione. Questo avevo proprio piacere di sottolinearlo. Beh, questo è un passaggio fondamentale perché i social media non potranno mai sostituire il buon giornalismo professionale, perché i social media sono la estremizzazione di una finta idea di democrazia che viene poi veicolata da alcuni gruppi di pressione o di disturbo. Il buon giornalismo permette di filtrare e di selezionare tutto ciò, assolutamente. E con questo è davvero tutto, io ringrazio Alessandro per essere stato con noi, come ringrazio tutti i nostri web spettatori per essere stati con noi, diamo appuntamento a domenica prossima e lascio come al solito le ultime battute finali ad Alessandro. Beh, naturalmente i primi effetti del cambiamento climatico si stanno vedendo, nel senso che siamo in presenza di alleanze molto, molto deboli che si sciolgono alla luce del sole. E con questo buona domenica a tutti, agli amici dell'Albania e dell'Italia.